è guardare ad una storia molto interessante. Noi come casa editrice Comedit, che nasce dallo scioglimento del PC, da coloro che si opponevano a questo scioglimento, abbiamo incontrato due dirigenti pubblicando i loro libri. Uno, Giuseppe Gaeta, che non è bergamasco ovviamente, però è stato segretario, ma che è stato segretario per 6 anni di questa federazione e che, possiamo dirlo, chiude il ciclo dei funzionari esterni, dei dirigenti esterni del partito bergamasco. Leggendo Bendotti, voi lo sapete, ne sapete più di me, si legge un partito comunista in difficoltà fin dal 21 della Costituzione, dalla formazione dalla questione di Livorno. A Bergamo praticamente c'è un sostanziale silenzio, se non in alcuni episodi, della Bassa e forse a Lovere. C'è un 43 dove, accanto agli scioperi generali del marzo a Torino e alla ripresa della lotta operaia, Bergamo fa fatica. Ci sono solamente alcuni episodi alla Caproni e i 45 giorni tra il 25 luglio e l'8 settembre sono debolissimi, e si dà con un partito sostanzialmente subalterno ai monarchici e alle loro esigenze. C'è la ripresa dopo c'è l'episodio della resistenza bergamasca, ragazzi, qui io ho letto, vi parlo da voi, cos'è stata una cosa stupenda, incredibile per quello che si era visto prima. Dopodiché gli anni del dopo resistenza, gli anni 50, sono di una difficoltà, di una debolezza dei funzionari esterni, dirigenti esterni mandati da Roma e da Milano, che fanno fatica. La questione ovviamente è gli industriali, gli agrari, la Chiesa, un partito che non riesce a superare spesso e volentieri la soglia del 6-7%, che non riesce a fa fatica a produrre quadri. Gaeta arriva con questo incarico dopo aver sostituito per debolezza politica e organizzativa altri due funzionari esterni, altri due piemontesi. Assistiamo a questa situazione interessante. Gaeta arriva con la sconfitta del 48, arriva sostituendo Negarville e non mi ricordo più a Montagnana, che arrivava anche lui da Torino e da Milano, e che avevano sostanzialmente fallito, dicono questi, perché il 48 è un disastro, ma un disastro complessivo. Anzi, le elezioni amministrative del 45, le elezioni della Costituente del 46 e il 48, le elezioni del 48 sono in una continuità, a differenza di Milano, dove il 45-46 la sinistra stravince. Le elezioni amministrative del 46 a Milano c'è un partito socialista al 35% e un partito comunista al 20% e passa. A Bergamo la situazione la conoscete, è quella di un partito comunista che fa fatica ad arrivare al 6-7% e di un partito socialista al 12%, che già allora fanno fatica con il 48, che sancisce questa difficoltà, questo isolamento e questa egemonia e supremazia cattolica delle chiese e delle parrocchie, a differenza di Milano, dove la botta è tremenda perché c'era stato prima la vittoria, l'esito, le speranze eccetera, e poi il 48 anche Milano nei centri nel roccaforte operaio del nord è un disastro assoluto. Gaeta chiude questo ciclo. Qui ci penserà Ravasi, ovviamente, i quadri operai, la Dalmine, Eliseo Milani, poi Magri, che non proviene da una formazione ovviamente operaia, ma da altre situazioni. Cioè, cosa voglio dire, e finisco. L'interesse esterno per la vostra storia sta sul come un partito debole, isolato, preda dell'opportunismo e del settarismo, diventa una grande realtà operaia negli anni 50, con una direzione politica che esprime radicalità, ma anche capacità unitaria, anche capacità di elaborazione interessante e originale. Alberto parlava di Togliatti e il discorso dei cattolici. Ecco, è una situazione lineare, da una tradizione settaria estremistica, una tradizione di
grandi gruppi dirigenti unitari ma radicali, che porta al 69, come sappiamo, è la vostra esperienza, perché si chiude quell'esperienza. Questo è un punto che non difficilmente dall'esterno noi abbiamo visto in altre realtà. Il casino di Milano, si potrebbe raccontare su come invece a Milano, isolati prima la tendenza operaistica popolare di Alberganti, poi la sconfitta, l'ingraismo del congresso del 66, apre le strade a gruppi dirigenti burocratici con la cooptazione, con una tradizione che porterà ai disastri di quella federazione negli anni 80 con il migliorismo milanese. Bergamo, secondo me, vedo Crippa, quell'esperienza che si conclude col 69 permette negli anni 70, ditemi se sbaglio, al Partito Comunista di avere ugualmente un grande sviluppo, grandi risultati, 75-76 a Bergamo. Questa esperienza radicata in città, grandi risultati, 5% addirittura nelle elezioni comunali di Bergamo del 70, del 75. Insomma, produce una situazione, una realtà sempre di con risultati difficili, ma una presenza, una capacità di lavoro e di riflessione che porterà, ed ho finito, anche in quel PC degli anni 70, dove purtroppo i milanesi influenzano negativamente anche con le loro forme di migliorismo di potere, permette a Bergamo, secondo me, un migliorismo persino intelligente e non di potere, ma permette a quel partito, a quella sinistra, di arrivare allo scioglimento, al superamento, e per la prima volta, con gli anni 2000, una capacità egemonica, un elettorato cattolico popolare che, a differenza di altre situazioni di realtà, si schiera col centro-sinistra, con i risultati che ancora oggi vediamo. Tralascio il giudizio sul PD milanese, che è tragico dal nostro punto di vista, anche se dobbiamo prendere atto che è l'argine, nonostante l'astensionismo di oltre il 50%, non voglio portarvi sulla discussione odierna, nonostante l'astensionismo, le grandi città con il PD, e noi che siamo critici nei confronti di questo partito, drasticamente critici a Milano, dobbiamo prendere atto che le grandi città sono una forma di argine rispetto alla deriva populista di destra, grazie anche ad un'esperienza della tradizione che qui a Bergamo ha fatto sì che in questi ultimi 15 anni addirittura il vostro sindaco, anche se ha combinato disastri in regione qualche anno fa con la sua andata e fuga, è una realtà sicuramente interessante. Mi fermo qui perché lo faccio troppo lungo, ma penso in questo modo di avere tirato la volata. Grazie Paolo Pinale. Mentre parlavi mi è venuto in mente